parto dicendo che io questo video non lo volevo fare. E vi avverto che vedrete delle cose che probabilmente vi triggereranno malissimo, soprattutto se siete dei grammarnazi o comunque se un minimo parlate l'italiano e lo comprendete. Probabilmente perderete un po' di neuroni, quindi io vi ho avvertito, eh. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Show Show. Ah, ragazzi, questo video è stranissimo. So che sto andando a fare una cosa che già sto ridendo. Ragazzi, oggi andremo a vedere gli errori grammaticali. Scusate. Oggi andremo a vedere gli errori grammaticali più divertenti scritti sui muri che possiate trovare. Non so. Non lo so, manco io. Sto coso, raga, me lo so messo apposta perché tanto lo so che faccio un macello e mi faccio male. Oggi mi faccio male. Vabbè, insomma, andremo a leggere tutti quegli errori, quelle scritte brutte che potreste trovare anche nella vostra città. Preparatevi perché ci stanno delle cose che io, guarda, c'ho già la pelle d'oca in questo momento solo a guardarli. Quindi, ragazzi, io vi chiedo subito di supportare questo video dall'inizio. Quindi, se io arriverei a 35 mi piace, vi farebbi un altro video così. 35.000 mi piace e facciamo un altro video di questo tipo. E fatemi sapere se vi possono piacere, quindi scrivetemelo sotto nei commenti. Se vi è capitato anche a voi di leggere cose così strane a scuola, piuttosto che sul muro, ovunque, mi raccomando, scrivetelo sotto nei commenti perché qua ci divertiamo. Ma adesso, cioè, non sono spronto a leggere queste cose perché, allora, già che tu scrivi sul muro è una cosa sbagliata, no? Però almeno, cioè, se devi imbrattare i muri, fallo bene, fallo bene. Quindi, ragazzi, giusto perché vi voglio bene, iniziamo subito. Pa-pam! Tenetevi forte al vostro amico, a una sedia, appoggiatevi a qualcosa e tenetelo stretto perché questa è la storia di un uomo. Lui è un uomo fortunato, ha conosciuto l'amore e quindi non ha di questi problemi. Ma se lo pone lo stesso il dubbio: se non ti avrei conosciuta, avrei fatto il giro del mondo per trovarti e baciarti all'istante. Se non ti avrei, se non ti avrei. Senti che è proprio cacofonica, cioè non suona. Se non ti avrei, se non ti avessi conosciuta, avrei fatto. Avrei. Cioè, raga, l'ABC, proprio le regole basic. Sapete qual è il mestiere più vecchio del mondo? Ma sapete qual è la cosa che succede sempre da quando hanno inventato il cellulare? È scrivere le cose nei bagni dell'autogrill. Cioè, leggete di tutto. E se andate nell'autogrill giusto potrete leggere anche questo: tuo marito ti trascura a letto. A letto! Sì, se mia moglie mi dovesse trascurare a letto, beh, considerando il peso 80 kg... mi dovrebbe trascurare un bel po'. Cioè, raga, no, a letto così non se può. Mi immagino quello che l'ha scritto quando vado alla salumiere: scusi, mi dà un letto di prosciutto? Io da un letto fatto di prosciutto. Vabbè, poteva far ride, no? Però, ragazzi, del prossimo vi chiedo di non ridere. Qui c'è un uomo che soffre, o una donna, non lo sapremo, però per me è un uomo. Perché comunque, ragazzi, sta soffrendo di un amore che è finito. Quindi ci scrive: mi hai spento il cuore. Non so se mi triggerà di più hai senza H o spendo. Spendo, mi hai spendo. Spendo, spendo il cuore. Lo spendi in cosa? Dammelo a me se non ce va niente. Cioè, mi devo immaginare questi qui, non so. Oh, ma già spendo il cuore, oh. Ma com'è, com'è il cuore? La spendo, la spendo. Ma la spendo il gas, la spendo. Ci credo. Però a volte i graffiti non servono solo a sporcare muri, ma servono anche a dare delle istruzioni, soprattutto per avvertire la gente perché ci potrebbe essere un pericolo. Come in questo caso: entrare adagio, stanno i bambini. Passiamo sopra adagio perché uno dice: vabbè, se è confuso, adagio. Stanno, capito? Stanno i bambini ci stanno, ragazzi. È una lingua un po' così, però l'ho capito. Ma io mi immagino che questo magari sarà pure scritto fuori a una scuola. A sta scuola, questo gli insegnano ai bambini. Stanno i bambini, nessuno pensa ai bambini, entrate a daggio. Se è la cosa più bella che abbia mai esistito. Era pure sbagliato qua, ragazzi. Stava scrivendo qualcosa di sbagliato, vedete? Estistito stava scrivendo. Ma voi immaginate un momento che tu... magari stai lì per cuccare, no? Cuccare, ma che cazzo? Stai lì pronto? Sei la cosa più bella che abbia mai esistito.
GV, seppure firmato, ragazzi, perché nel dubbio un'opera d'arte così si firma GV. Però l'amore a volte è anche fare un passo indietro e dirsi addio. Perciò, addio pupa, ti ho amato. Evidentemente, ragazzi, era un muro troppo piccolo e non c'entrava, e quindi ha dovuto fare economia. A parte che tu già che chiami uno pupa, ha fatto bene quella a scappare. Addio pupa, tio, tio vuol dire, è proprio tio, tio e T-I-O, non è T staccato H-O, è proprio tio, è una parola sola, tio. Ma tu immagini, ragazzi, quella se sveglia, no, la ragazza tua che t'ha cannato, perché evidentemente nella mia testa t'ha lasciato lei. Se sveglia e tu gli hai fatto davanti al muro di casa una scritta addio pupa ti ho amato, quella dice vabbè, allora ho fatto bene. Ma ha fatto bene, sì. Ma c'è qualcosa di peggio di ammemi? Cioè, guarda, l'ho detto, ragazzi, c'ho la pelle d'oca. Ammemi non si dice, ok? Ammemi sembri un angelo caduto dal cielo. No, 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 no. A me sembri un angelo caduto dal cielo. Mi sembri un angelo caduto dal cielo. Ma a me mi è inutile. Cioè, no, no, regà, non dovete dire a me mi. Se mi volete triggerare male alle fiere quando mi incontrate, mi dite a me mi. Oppure sbagliate il condizionale, tipo in questo caso. Vorrei che apri gli occhi come io per te. Cosa che ha detto? Vorrei che apri gli occhi come io per te. No, qua ci devo pensare. Vorrei che aprissi gli occhi. Vorrei che apri gli occhi come io. La prossima scritta però ci insegna un valore importante nella vita, che è la coerenza. Se uno sbaglia, deve sbagliare sempre. Non è che dice prima una cosa e poi ne fa un'altra. No, no. Per me, anzi no, X-Me, non sei un sogno, ma una realtà. Anzi, ma una realtà che mi fa sognare. Forse qualcuno voleva impedire quell'errore, gli ha sbarrato la lettera sbagliata e la I. X-Me, non sei un sogno, ma una realtà che mi fa sognare. Cioè, perché fai queste cose? A parte una realtà, 5 errori su 13 parole, ragazzi. Secondo me questo è un record che non verrà mai battuto su Murales. Mi sto innamondo di te. Non c'è senso! Innamondo, innamo che? Che cosa? Mara, se mi stai guardando, ti devo dire una cosa. Rimanerai sempre nel mio cuore. Beh, spero non nel mio, Mara, mi dispiace. Tra l'altro c'è pure una bella location qua. Chissà, ragazzi, se Mara attualmente rimanerà sta ancora nel suo cuore. Però non è peggio di non posso fare almeno di te. Non posso fare almeno di te. No, almeno, almeno. Come quelli che dicono purtroppo, purtroppo, purtroppo. Non posso fare a meno, no, almeno. Ma che vuol dire? Almeno, al più, al per. L'ultima è una chicca che non c'entra niente con i muri. Però, ragazzi, questo ve lo devo mettere. D'estate ci piace tutti andare al mare, giusto? E quindi ci mettiamo il costume da mare, no? Con cui possiamo nuotare, andare in spiaggia e tutto. Ma voi siete sicuri che vi mettete il costume da mare? Oppure un costume da mare? 10 euro, ragazzi, andate in questo negozio, a soli 10 euro potete, potrete costruire costumi da mare. Quindi potreste, non lo so, cioè se siete soli, pure vi sentite un po' così, ragazzi, andate qua, 10 euro, comprate tutti i costumi e li potete amare, li potete sbaciucchiare, ve li portate a casa, fate come volete. Costumi da mare, ragazzi, costumi da mare. Io qua, ragazzi, mi tolgo il cappello, è stato un onore fare questo video insieme a voi, io tolgo il disturbo. Ragazzi, questa era la prima puntata degli errori grammaticali. Ho sempre sognato di fare una serie così, veramente troppo divertente. Cioè, vabbè, se arrivommi a 35.000 mi piace, farebbimo un'altra puntata. Mi raccomando, ragazzi, dai, appuntamento al prossimo video. Oh, ciao a tutti, a Max Shosh, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Il pollo ma la bolla, il passero la passerà, ma tutti quanti amano Max Shosh. Tutti quanti amano Max Shosh.